RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Stap, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Ehi, non ci lasciare. Per una pubblicità dinamica e vincente, affidati a noi. Affidati ai pionieri delle radio libere degli anni 70. La nostra comprovata esperienza ti consiglierà il modo giusto per la promozione dei tuoi servizi o del tuo prodotto. Affida il tuo nome e il tuo marchio ai professionisti di ieri per il tuo successo commerciale di oggi. Per la pubblicità su Radio Stap, chiama il numero 340-7559-392. Ehi, non ci lasciare. Hai scelto il meglio, te ne accorgerai. In diretta stiamo per trasmettere Cantando, ballando e musicando, il ballo in TV. Stop, stop, ferma, ferma tutto. Ma ragazzi, ancora con il ballo in TV. È vero, siamo ritornati in video, ma questa è la radio, qui si torna al passato. Dai, rimetti la sigla esatta. Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Il programma è diretto e presentato da Tony Mantineo, tecnico del suono Maurizio Artesani. Vi auguriamo un buon ascolto. Buonasera a tutti, ben trovati, ben collegati, ben interconnessi con il circuito Stap Radio, RDA, Radio Ballerina, musicando numero 39, sta per cominciare. Una puntata, devo dire, un po' così, non sottotono, però una puntata molto ricca, come sempre, argomenti. Nella seconda parte avremo anche l'intervista qui con il tecnico federale Armando Marcelli, e quando c'è lui la trasmissione sale di ascolti, perché gli argomenti che tocca sono veramente notevoli. Oh, mi sta arrivando di tutto e di più con la linea telefonica, ecco, mi scusate un attimo. Ecco qua, allora, io mi ricordo il film di Totò che diceva, c'era lo scrivano, un famoso, mi ricordo, era un film uno dei primissimi film di Totò, che lui faceva lo scrivano in una zona partenopea di Napoli, e quindi veniva uno al banchiere, perché una volta si usava, che, tanti anni fa, che le persone erano un po' analfabeti, così, giustamente, un'Italia rurale, l'analfabetismo era diffuso, e quindi per scrivere una lettera bisognava andare dallo scrivano. E io mi sento un po' così, perché ci sono molti amici, sanno che io me la cavo bene con l'italiano, un po' qui per il lavoro giornalistico, un po' per tutte le mie attività. Cioè, Tony, mi scrivi una lettera, io quasi quasi sto pensando di mettere un banchetto da qualche parte, perché banchetto adesso si usano gli uffici, no? Questi uffici un po' di servizi che fanno di tutto, che fanno le commissioni, che fanno le ricariche telefoniche, che fanno un po' tutto, e lì farò nuovamente Tony Mantineo scrivano, anche perché io sono esodato, no? Appartengo a quella fascia di età, ormai alla mia età appartengo a questa categoria dei cosiddetti, questa nuova terminologia che si usa in questi ultimi anni, gli esodati, e quindi come esodato devo inventarmi qualcosa per tirare la carretta, altrimenti qui siamo costretti ad andare alle parrocchie a prendere il pacco alimentare per le famiglie. So che molte persone di fascia media, io ho tanti amici che purtroppo poi io li ho visti in fila raccogliere questi pacchi alimentari, e mi dispiace veramente, perché tanti anni fa e noi avevamo futuro, avevamo speranza, quando eravamo giovani avevamo una voglia
di fare di tutto e di più, invece adesso dobbiamo inventarci i lavori. Ma insomma, io penso di sfruttare questa mia potenzialità e quindi presto magari a Roma vedrete un negozietto con la scritta Tony Mantineo Scrivano. No, perché la telefonata che mi è giunta adesso, che avete sentito in diretta, era di un mio carissimo amico che mi ha detto: Tony, mi devi fare una cortesia, mi devi scrivere una di quelle lettere come le sai scrivere tu. Vabbè, allora vedete a cosa servono gli amici, per cui domani a qualsiasi ora. Per gli amici questo è altro. Quando l'amicizia si rispetta, perché oggi non c'è oggi si dice siamo amici, ho chiuso una telefonata prima di questa che mi è arrivata adesso in diretta con una persona che mi ha detto noi siamo amici di qua e di là, ma io ti ho visto 3 volte, no? Lui si vantava di essere mio amico, di farmi delle cortesie. Vabbè, perché è la stessa cosa dei social network, no? Quanti siamo? Io non so quanti amici ho, sono amici, lui dice che sono amici, però con certuni io non li ho mai visti. Non ci sono, non li ho mai frequentati, intendo dire, nemmeno un minuto. Stessa cosa, dice, ma cosa c'entra questo con la trasmissione sul ballo? Va bene, entriamo subito nel ballo. No, tanto per entrare nell'argomento, perché è vero, noi siamo ballo, sport, spettacolo, attività collegate e attività sociali. Questo rientra nel discorso delle attività sociali. E poi perché anche ieri è stata una giornata che adesso vi racconto. Stavo dicendo, siamo un po' stressati perché... E abbiamo fatto un viaggio di 3 ore, 3 ore ad andare, 3 ore a tornare. Poi a me non piace molto fare le autostrade, io quando posso faccio le strade provinciali, perché se devo fermarmi non posso sempre stare a 130 lì con i muri che ti scorrono veloci ai lati, e per cui ho necessità, magari se devo fermarmi a far colazione oppure prendere solamente, anche perché le automobili moderne, io purtroppo devo fare il vecchio barbone, no? Ripensando, vabbè, ma questa è Radio Stappe, è radio di vintage, no? Si torna al passato, io un po' di collegamento al passato nella trasmissione lo devo sempre fare. Comunque un minuto solo e poi entriamo nell'argomento di ballo. Stavo dicendo, queste autovetture moderne sono un po' scomode, devo dire. Io ricordo, avevo le famose autovetture anni 70-80, e siccome io ho viaggiato molto in lungo e in largo per l'Italia, guardate, moltissimo, io conosco l'Italia meglio che Roma tante volte, per cui di viaggi ne so qualcosa, ho visto l'Italia cambiare, zone dove magari del nord Italia, del centro Italia, che prima erano... ai fianchi c'era prato, attività rurali, adesso tutti capannoni, costruzioni, e quindi per tutto il viaggio tu non fai altro che vedere lo stesso paesaggio, e quindi un'Italia che è cambiata. E tra questi miei viaggi io ricordo che con le vecchie autovetture io facevo, che ne so, Roma-Perugia, l'ho fatta tante volte, tutta una tirata, e non mi stancavo. Adesso con queste vetture moderne che abbiamo degli ultimi anni, io mi siedo e dopo un'ora di viaggio mi devo fermare perché il fondo schiena fa male. Poi non sono più sedili, sono delle poltrone, quindi tu stai accomodato come se fosse una poltrona, e quindi tu è come se viaggi in poltrona, e sei scomodo. Io poi ho viaggiato su camion, su autocarro, ho portato anche mezzi fino a 3,5 quintali, per cui posso dire veramente di avere una buona esperienza nella guida. Questo quando ero giovane, e poi chiaramente adesso con l'età, con i reumatismi, e forse sarà per quello che non sarà colpa delle autovetture moderne, sarà colpa mia forse dei reumatismi, che non riesco più a fare Roma-Perugia senza mai fermarmi. Bene, cari amici radioascoltatori, entriamo subito nel vivo. Ieri quindi viaggio per andare alla riunione confederale, assemblea generale, riunione operativa della Federazione Italiana Ballo Spettacolo. Si sono riuniti tutti i vertici federali e quindi abbiamo avuto modo di dettare quello che sono i programmi futuri per quanto riguarda il ballo, e poi abbiamo parlato in generale, ci siamo anche fermati a pranzo, abbiamo avuto occasione con i vertici federali di analizzare come sta andando il mondo del ballo, dell'associazionismo, delle tessere, di quello che facciamo noi, e si parla anche di quello che fanno gli altri, di quello che si vede in giro sui siti, di tutto e di più, che spesso, ecco, anche noi, i nostri telefoni sono presi d'assalto da altri enti che magari non sanno che noi facciamo lo stesso lavoro e ci dicono se vogliamo affiliarci con loro. Ecco, succede un po' di tutto e di più, quindi ovviamente in una riunione operativa come questa abbiamo avuto occasione, ecco, di parlare di questo. Io quindi vorrei
farvi, come si dice, no, il resoconto, anche perché ci siamo intrattenuti con personaggi di rilievo, perché alle nostre riunioni confederali intervengono professori, professori universitari, professori, operatori, esperti anche del CONI. Abbiamo parlato anche del CONI, dell'associazionismo, di questa associazione che è il CONI Onlus, che svolge tante attività, insomma, anche perché ci tocca da vicino. Abbiamo parlato di questa iscrizione CONI, che abbiamo chiarito che non è obbligatoria, che però serve se magari vuoi un patrocinio, un contributo di un'istituzione locale o provinciale che sia. E quindi adesso vi darò un'ampia panoramica di tutto quello che è uscito fuori. Ti scorda. Beh, lo sapevo. Poi ecco, abbiamo avuto una grande giornata qui con Nunziatina, perché signori, amici, tra frolle, tra sfogliatelle, tra pasticceria partenopea, è stata veramente una giornata particolare. Però il lavoro è stato veramente... Chiama un numero sovraimpresso. Aspetta, adesso fammi fare il serio. Io lo so che tu desideri parlare, che hai passato una bella giornata con noi, che abbiamo veramente trascorso delle ore, come si dice, no? Anche scherzando e ridendo, ironizzando su quello che accade nel ballo. Allora, entriamo subito in argomento. Ringrazio i radioascoltatori che ci seguono. A proposito, andiamo subito a dare un saluto. Adesso cominciamo a diventare un po' più seri. Ai nostri amici che ci contattano sul club Gruppo Pubblico Amici di Musicando. Non manca mai Maria Grazia Pastoris, Maestro Roberto Intrecciolagli, Linda Rio, Luna Biella, Alpres Band, Alessandro Prelli, che compie gli anni, quindi auguri, Liliana Gravero, Maestro Domenico Travaglini, la Maestra Lucia Pisano, il duo musicale Due Gocce di Musica. E poi invece sul mio profilo hanno dato alla pagina della trasmissione radiofonica di questa sera, è il nostro direttore Stefano Tini, e l'altro musicista sempre presente, Nicola Nappi. Saluti Nicola, a te e tua moglie, che vi vedo qui in fotografia, avete cliccato I like, mi piace, sulla nostra, sul nostro logo di Radio Stapp, Musicando il ballo in radio. Allora, entriamo in argomento. Durante la riunione federale di ieri sono state ufficializzate le date dei campionati nazionali. Attenzione amici ballerini del Centro Italia, anche coloro che non sono affiliati FIBES, perché è importante, due date importanti dei campionati. La prima è il 3 aprile, sarà il campionato nazionale federale FIBES per balli di coppia e per balli di gruppo. Oh, volevo avvisare il nostro tecnico del suono che io sento in cuffia un rumore, un suono di radiofrequenza, sento questo sibilo di radiofrequenza a quest'ora, si dice normale. Sapete che le onde radio, le frequenze, la sera si sentono di più rispetto alla giornata luminosa, perché il sole impedisce la propagazione delle onde luminose. Avendo fatto istituto tecnico al Meucci per telecomunicazioni per 5 anni, credo queste cose di saperle, no? Quindi la prossima volta magari nella console cerchiamo, ecco, di mettere dei cavi schermati, no? Dobbiamo un po' rischermare tutta qui la console. Questi erano i tipici problemi delle radio libere degli anni 70, questi suoni, questi rientri. E quindi anche noi ne risentiamo. Come vedete non è cambiato niente nelle radio dal 75 fino ad oggi, abbiamo lo stesso sibilo in cuffia. Allora, quindi memorizzate, 3 aprile c'è questa prima data del campionato nazionale, poi 15 maggio c'è il campionato nazionale studentesco riservato a scuole pubbliche, scuole private, ambedue i campionati. Cosa hai fatto? Non sento più il sibilo, bravo, oh, bravissimo il nostro che dice, aspettate, fatemi vedere cosa ha fatto il nostro tecnico, ha messo un cavo a massa, bravissimo, hai messo la famosa terra a massa, bravo, infatti non lo sento più il sibilo. Adesso invece stavo parlandovi del campionato nazionale studentesco, quindi da molti anni, credo che siamo arrivati alla 13ª edizione, da 13 anni la FIBES ha inserito il ballo nelle scuole pubbliche e private come materia di insegnamento. Spesso e volentieri i nostri tecnici federali sostituiscono gli insegnanti di educazione fisica, perché vicino a me ieri a pranzo dopo la riunione avevo un ispettore del MIUR, pensate, ci siamo messi a parlare di tante problematiche delle scuole che lui incontra, mi raccontava veramente delle cose inenarrabili sulla scuola, e ci sono strutture, mi diceva, che non hanno attività
fisica, non hanno palestre, oppure se hanno le palestre sono inagibili, e spesso i nostri tecnici FIBES vengono chiamati a sostituire i maestri di educazione fisica, magari per insegnare alla lavagna, che ne so, alcuni momenti di sport. Ecco, perché noi sì, conosciamo il ballo, ma per esempio io, anche come funzionario federale, come tecnico, posso parlarvi di altri sport, perché in passato, ecco, ho avuto tesseramenti nel tennis, ho fatto calcio, tantissimo calcio, per cui avendo praticato a buon livello queste attività posso, ecco, parlarvi della volée, dare, diciamo, poi ai ragazzi è molto facile, perché, ecco, basta avere, e poi si appassiona, io vedo che i ragazzi si appassionano quando c'è un qualcuno che non gli parla delle solite nozioni barbose, no? Delle solite, ma che gli vai veramente a dare un input attraverso delle cose che loro magari vedono, che però poi se c'è qualcuno che gliele spiega e li fa appassionare in un certo modo, vedi che ti seguono. E questa è stata veramente una bella cosa quando ho accompagnato come sostegno un altro tecnico federale in uno di questi corsi. Esperienze veramente straordinarie che ogni tanto, quando abbiamo tempo, possiamo ripetere, sono veramente fantastiche. Guardate, quello di dare la propria esperienza ad un altro giovane che poi tra tanti anni prenderà il posto tuo, guardate, una grossa soddisfazione morale. Quando tu poi esci da questo luogo, tu ti senti veramente come che hai compiuto un'azione, non lo so, è inspiegabile, ma dentro ti senti veramente soddisfatto, perché tu hai dato a qualcuno un qualcosa di tuo che gli può essere utile poi per il futuro. Questa poi è quella socialità che manca. Siamo in pochi a essere così sensibili. Noi, proprio di questo parlavamo ieri in FIBES alla riunione, ecco, noi siamo una cosiddetta famiglia, vertici federali, pochi, ristretti ma buoni, una bella tavolata, e non c'è dubbio che poi da queste occasioni emergono poi delle situazioni future non indifferenti, perché non è detto si sta insieme, ma si tracciano poi le linee direttive. Problema, perché adesso c'è un grosso problema a Roma con queste date dei campionati nazionali, perché il Gran Premio del Lazio risentirà di queste scelte. Innanzitutto, le scelte del campionato nazionale sono dettate dalla disponibilità dell'impianto sportivo, che si tratta del Palacardito di Ariano Irpino, che è una struttura bellissima. Io invito le scuole di Roma, specie quelle che vorranno vincere la tripletta, no? Avete vinto il campionato dello scorso anno, avete vinto la Coppa FIBES, vi manca di vincere il campionato nazionale, quindi l'appuntamento è al 3 aprile. Allora, invece che fare Roma, vediamo se riusciamo a fare una sorta di campionato come se fosse Roma, lo faremo ad Ariano Irpino con i nostri regolamenti, con il nostro inquadramento, con la nostra terminologia, e così diamo spazio anche alle scuole, non soltanto quelle che magari da Roma vorranno affrontare questa bella trasferta che è straordinaria. Poi magari, ecco, ci fermiamo insieme in una di queste pasticcerie qui, magari dove possiamo incontrare Cocco dei Mamma, e vuoi fare pubblicità? Magari chiama Musicando. Poi incontriamo Nunziadina, ecco, che ci accoglie così alla cassa, e magari gli facciamo fare uno spot fatto bene. E ragazzi, allora, 3 aprile non si fa più a Roma il campionato Lazio, perché c'è in coincidenza il campionato nazionale, quindi noi giustamente dobbiamo stoppare, fermare Roma e trasferirci ad Ariano Irpino al campionato nazionale federale ufficiale. È libero solamente per il 3 aprile, perché la settimana prima è Pasqua, poi le Palme, e per cui l'unico giorno disponibile per il campionato nazionale era il 3 aprile, perché lì mi pare che giocano a pallacanestro, c'è la squadra locale che serve il palazzetto, poi un palazzetto CONI, per cui svolgono diverse attività, non soltanto per quanto riguarda il basket, ma anche ci sono altre attività. E quindi il ballo, l'unico giorno che ha trovato libero è il 3 aprile. E quindi poi questo ne risentiremo. E poi, altra notizia importante, visto che c'è la gara il 29 a Formia, ci hanno consigliato dalla direzione federale di non fare un'altra competizione una settimana dopo, il 6 di dicembre, per cui il 6 dicembre, poi, visto che a Roma comincia il Giubileo Lotto, che molte persone dicono dobbiamo fare gli acquisti e comincia a arrivare la settimana di Natale, dobbiamo montare l'albero, dobbiamo fare questo e quello, sapete, purtroppo non è come una volta, il ballo ormai risente di quello che sono gli aspetti della società esterna,
e allora noi dobbiamo adeguarci, per cui abbiamo rimandato a gennaio la seconda di campionato. Qui cambieremo data perché c'è una piccola indisponibilità di un locale da ballo, e ve ne parlo subito. Abbiamo avuto problemi con alcuni locali da ballo per quanto riguarda il calendario delle date. Spesso siamo un po', come si dice, presi per la gola, nel senso ci dicono: beh, se volete effettuare la gara, la fate a queste condizioni. Allora queste diciamo proposte così capestre a noi piacciono poco, e quindi ritorniamo dai vecchi amici, da coloro che da sempre sono vicini a noi e in quei luoghi dove noi abbiamo svolto le competizioni che hanno segnato l'epoca delle gare di ballo della Fibes, che sono una è Fiano Romano e l'altra è Palestrina. Fiano Romano è un po' particolare, molti ci hanno detto: guardate, noi veniamo dalla Campania, sì è vero, al centro dell'Italia c'è l'uscita principale di Roma Nord come casella autostradale, quindi è collegata bene, però un po' lontanuccio, perché non ci accontentare, così veniamo molto più volentieri. Allora stavamo pensando al Palafibes 2, che voi sapete che è Palestrina, e quindi noi ci stiamo pensando, vorremmo anche il vostro supporto. So che molti che vengono in competizione al Gran Premio del Lazio mi stanno ascoltando, quindi io vi lancio l'appello, e più che un appello è una sorta di sondaggio: vogliamo sapere se Palestrina, per fare addirittura tutte le date di campionato, potrebbe essere per voi. Noi pensiamo che è l'ideale, per come siamo accolti, per come la location, per tutta una serie di motivi, anche perché poi in questa struttura noi abbiamo realizzato le cose più belle. E noi crediamo che questa sia la struttura idonea per ospitare tutto un campionato del Gran Premio, senza andare, questo ve lo dico, senza andare magari a scontrarci con situazioni dove, ripeto, siamo presi veramente per la gola, ci fanno dei contratti così capestri, come, no però dovete fare questo. Io ve lo dico francamente, non si può in alcuni posti andare a prendere una bottiglia d'acqua a 2 euro quando la nostra iscrizione è 6 euro, io ve l'ho detto. Allora, vi racconto un'altra cosa. Ieri, durante... Facciamo una piccola pausa, così prendo fiato e così possiamo... Sì, non si arina. Beh, hai ragione. Facciamo una bella pausa, la prima pausa musicale, visto che sono le 19:22, poi ci ascoltiamo anche il primo blocco pubblicitario. Beh, abbiamo parlato tanto, abbastanza, devo dire. Di parole ne abbiamo spese molte. Ieri siamo stati in questa regione che... è la nostra regione di adozione, la Campania. Come vedete abbiamo Nunziatina, i nostri migliori amici sono campani, sono partenopei, per cui sono dell'Irpinia, di tutte le province diciamo più importanti della... tutte sono importanti, però diciamo Napoli, Caserta, Avellino sono quelle che frequentiamo di più. E io tanti anni fa in queste zone, in un premio Sublimitas, ho conosciuto una cantatrice partenopea molto particolare, che canta dei brani musicali, o perlomeno cantava, adesso è sparita, non so che fine ha fatto. Si chiama Claudia, questa cantatrice partenopea, l'ho intervistata in quelle occasioni, aveva un repertorio, mi ha dato un suo disco, me lo ascolto ancora, anche perché rete non si sente più, non si vede più, ed è molto particolare, un tipo di rock cosiddetto italiano, con delle canzoni così che analizzano un po' quello che è la società e si ricollega moltissimo a quanto vi ho esposto in questa fase di apertura della trasmissione. Il brano si chiama Parole di parole, proprio per interrompere le parole e prendere un po' di fiato. Prego. Allora, dovevo dare una comunicazione, il maestro Marcelli tra poco si può accomodare qui in radio. La molecola dell'acqua è composta da due H insieme a no, ma che ne so, dove è una pecora in America, quanto un altro gene DNA, sì che è possibile. L'etano sia una dolce morte, non è altro che un fantoccio, e si flette 2 fa 4, qui non han capito un cazzo, dottor Fausto ossessionato dall'eterna gioventù, la luna un viso pallido, mattina del mare. E non capisco perché non ti rilassi e lasci stare il caffè. È una nevrosi che ormai ti sta lasciando le meningi stelle. Vai! Parole di parole, tra milioni di parole, frasi dette, ripetute sola.
Pirandello hanno dato all'italiano un patrimonio più vasto e bello. Per il buco dell'ozono il pianeta sta impazzendo, si andrà male anche d'inverno. Il razzismo ancora oggi tra progresso e uguaglianza, abbiamo tutti naso e cuore, non importa quel colore. Se per 848 prima di rivoluzione stavolta si reclama solamente un po' d'amore. E non capisco perché non ti rilassi e lasci stare il caffè. È una nevrosi che ormai ti sta lasciando le meningi stand by. Parole di parole tra milioni di parole, frasi dette ripetute solamente per poi dire ci sono. Non male questo pezzo, è peccato che non la sento più in giro questa cantautrice partenopea. Molti diversi pezzi che ho a disposizione, spesso me li riascolto, e questa sera vi ho proposto questa Parole di parole. Allora, quante parole, quanto stress. Continuiamo per un po', tra qualche minuto faremo anche il primo break, così ascolteremo qualche consiglio. E allora, quindi torniamo poi a quello che sono le notizie dal mondo del ballo. Ballo che sì, per adesso parliamo un po' di ballo che riguarda questa confederazione alla quale un po' in qualche modo ci siamo dentro e che vi dà la possibilità poi di ricollegarci alle problematiche che ci sono in modo generale in tutto il settore, perché non è detto, problematiche ce ne sono, ne abbiamo discusso ieri e siamo venuti anche a sapere qui a Roma, perché molti ce l'hanno detto, perché abbiamo inviato degli inviti per il campionato CSA, già ve ne ho parlato la volta scorsa. Alcuni ballerini ci hanno detto: noi andiamo a fare le gare in quel centro perché il comune ha invitato a fare anche delle gare. Perfetto, quindi ne abbiamo parlato con Colarusso, con gli altri. Evidentemente sì, il comune può, perché è come se fosse un piccolo stato, poi in qualche modo all'autorità per organizzare attività anche sportive, culturali, artistiche, su ogni livello. Poi la cosa più importante riguardando quello che sono i CSA è che non devono essere svolte con attività speculativa, e quindi lì adesso ci faranno sapere se in queste gare ci sarà un biglietto, può esserci soltanto un piccolo rimborso spese, ma molto molto circoscritto, perché e questo è importante, è come la bottiglia d'acqua a 2 euro che non possiamo essere presi, no, per i capelli, perché se noi adesso mi riallaccio nuovamente ai CSA, vi faccio questo paragone per farvi comprendere qual è il problema. Se noi come federazione, come obiettivo statutario, abbiamo la socialità e quindi dare a tutti la possibilità di praticare questa bella attività, non possiamo certo fare un ingresso a 15 euro, una prima disciplina a 12 euro aggiuntivi, la terza disciplina altri 10 euro aggiuntivi. Ieri un nostro collaboratore ci ha fatto vedere delle cose che lui ha scaricato da alcuni siti, e c'era proprio questo. Addirittura che qualcuno mette anche una penalità ai club, alle scuole, se non prenotano in tempo. Cioè, è una cosa che non lo so fino a che punto è istituzionale, anche perché noi, lo sapete, no? Abbiamo anche questo pool di avvocati in questa nuova sede operativa che abbiamo aperto a Formia, un coordinamento regionale federale Lazio, aperto anche al pubblico, dove si può andare per fare le affiliazioni, per avere una consulenza fiscale, per avere anche una consulenza legale, perché oggi purtroppo è una citazione, una qualsiasi cosa, cioè appena ti muovi c'è possibilità, tu non fai niente e ti arriva qualcuno che ti cita. E allora
Bisogna difendersi per questo, quindi come federazione abbiamo creato questo pool non solo per salvaguardare magari e tutelarci noi, ma anche per dare questo servizio ai nostri affiliati, a coloro che sono anche i simpatizzanti, oppure al semplice pubblico, perché rientra nelle attività sociali svolte dalla confederazione. E allora stavamo proprio parlando di questo. Ci sono delle altre attività similari alla nostra, dove bisogna pagare un sacco, come dice il presidente Colarusso col suo classico stile, bisogna pagare tanti soldi per partecipare a una competizione. E allora noi ci domandiamo, allora noi siamo polli, che noi facciamo, no? Un ingresso al palazzetto di Ariano Irpino a 5 euro, e poi a tutti coloro che partecipano viene dato anche il ricordino, questa di Ariano Irpino. Qui a Roma non si riesce a fare come si fa di Ariano Irpino, perché ci siamo accorti viaggiando proprio ieri che quando tu superi il Lazio, quando tu già vai nel Basso Pontino, tutto comincia a costare meno, quindi dal caffè alla pasta, alla pastarella, al pasticcino, all'acqua, paghi tutto di meno. E quindi lì si può praticare, ma salendo da Latina verso Roma, ragazzi, qui veramente i prezzi, proprio il potere di acquisto della singola persona si riduce notevolmente. Allora noi non riusciamo come Coordinamento Roma a dare l'omaggio a tutti, a praticare le stesse condizioni che pratica il Coordinamento Nazionale, che appunto si trova in Campania, e questo proprio perché c'è questo fattore. Quindi ecco perché abbiamo difficoltà, e noi ci meravigliamo come una famiglia che deve portare un ragazzo, oppure lui stesso, un adulto stesso che vuole andare a praticare un evento, una gara, solo l'accesso con un ballo 15 euro, aggiuntivo altri 10, se vuoi fare un altro altri 10, se ne vuoi fare 3 altri 10 sono 30, l'acqua, la benzina se ne vanno, è veramente. Se poi hai un accompagnatore, ragazzi, allora qui diventa veramente critico il problema. Allora noi stavamo dicendo tra di noi al tavolo, guardando tutte queste informazioni, allora noi siamo dei polli che siamo a 5-6 euro a Roma, diciamo costa di più il servizio che magari si dà a un che ti dà il bar, il servizio che ti dà costa di più dell'iscrizione. Dice, ma come può essere questo? E allora diventa un problema. Nel problema per noi, perché dopo non si riesce a coprire i costi, non si riesce poi a... E c'è il rovescio della medaglia, che purtroppo ci sono persone che dicono, vabbè, ma alla Fibes l'iscrizione è poco, perché quelle sono garette, non valgono niente, perché c'è questa brutta, diciamo, convinzione che quando un prodotto o un servizio ha un costo maggiore è migliore rispetto a uno che ha un costo minore. Spesso non è così, a volte lo è per certe situazioni, ma in questo caso sicuramente no, perché qui facciamo tutte e due la stessa cosa, non è che vendiamo frutta o merce deperibile dove la qualità può essere più o meno, diciamo, paragonabile e raffrontabile, perché se una mela è marcia e l'altro no, tu la vedi ad occhio. Qui facciamo tutte e due la stessa cosa, facciamo il ballo, le competizioni sociali, noi sociali, gli altri non lo so, viste le tariffe, no? Perché alla fine sono tariffe, non sono iscrizioni associative. E devo dire che qui facciamo la stessa cosa, tenendo presente che la Fibes è quella che ha i marchi, che ha fondato i balli in squadra, social dance o balli di... chiamateli come volete, sono sempre balli di gruppo, sono codificati e sono registrati alla SIAE come FISDA, Federazione Italiana Social Dance. Allora ci viene in dubbio, io come, noi che li abbiamo inventati, noi facciamo le garette e gli altri che si sono appropriati con queste tariffe così elevate sono meglio di noi? Com'è possibile questo? Allora io credo che la persona competitore, il maestro intelligente dall'altra parte, anche l'allievo, più che, guardate, attraverso questa trasmissione, più che fare
aprire gli occhi ai colleghi, ai direttori, ai maestri, tanto quelli ormai purtroppo sono persi a mio avviso, perché se abbiamo detto proprio questo ieri alla riunione, ormai c'è una certa dottrina e guardate, non è solamente che noi siamo immuni, anche all'interno del nostro ente, della nostra confederazione, ci sono colleghi che hanno una certa dottrina con i quali poi ieri ci siamo anche scontrati durante la riunione. Guardate, non è detto, non pensate che anche all'interno nostro è tutto rose e fiori, ci sono degli scontri anche accesi, verbali anche accesi su alcune tematiche, convinzioni astruse e convinzioni che veramente sono delle leggende metropolitane. Ed è difficile, a volte si combatte con un muro di gomma mentale, ne stavo parlando con il professore di psicologia che avevo seduto al tavolo, proprio su questo aspetto, che lui diceva, guarda, meglio che lasci stare, perché è come parlare a un muro di gomma, perché questo tipo di persone, finché non sbattono la testa, finché non hanno un'esperienza negativa che gli possa far cambiare idea, dice, rimarranno sempre di quella convinzione. Allora il mio appello si rivolge invece ai fruitori, a coloro che invece sono costretti in qualche modo ad aprire il portafoglio e pagare questa sorta di tariffe, così, perché non sono, dovrebbero essere per legge contributi istituzionali o associativi, però da come li espone qualcuno, se andate, basta chi chiunque va, scrivete gare di ballo sui siti o scrivete competizioni di ballo, ci sono anche dei preziari, no? Addirittura delle tessere di A, di B, di C, di questo e di quello, per cui vi potete rendere conto che non può essere così, se sono contributi associativi, qui non può esserci, qui ci sono i listini, signori, cioè, diventa problematica poi farla comprendere a parole, attraverso poi la radio, non avendo il video, quanto sto esponendo. E quindi è molto importante questo, l'attenzione che io voglio dare ai fruitori, quindi a coloro che vanno a ballare, coloro che hanno il figlio giovane, che lo vogliono far entrare in questa attività, all'adulto che magari con la pensione frequenta un CSA e forse magari anche lì 3 euro per quello, 4 euro per quell'altro, il servizio di quello, se ne vanno anche per colui che sta all'interno del CSA, se ne vanno anche quelli 50 euro, quando non deve essere così, perché le attività, e mi ricollego ai CSA, devono essere sociali, come hanno inserito la parola sociale nella loro denominazione CSA, prima erano centri anziani, adesso sono centri sociali anziani, perché effettivamente svolgono una funzione sociale, tant'è vero che al campionato a me non piaceva chiamarli centri anziani, prima che questa denominazione diventasse ufficiale da parte loro, io già li chiamavo sociali, anche perché io vi racconto anche questa, poi facciamo un primo blocco. Io da ragazzo avevo avuto, dunque l'85, quanti anni avevo? 22, 23, 24, così più o meno, e per cui già facevo parte di un centro sociale, ma non pensate ai centri sociali, quelli famosi, centro sociale, questo era di centro, proprio di centro, vi dico pure, era della vecchia DC addirittura, no? All'epoca, quindi non pensate male ai centri sociali, quelli che si sente, quelli a Milano famosi, no? No, questo era un centro sociale della Democrazia Cristiana, c'era proprio lo scudo crociato, me lo ricordo ancora. E quindi io praticavo già i cosiddetti centri sociali, che davano assistenza a un certo tipo di persone, che davano assistenza fiscale, erano tra i primi che erano usciti negli anni 80, e quindi già io ero all'interno di questa, praticamente ci sono nato nel sociale, ecco perché vi parlo in questi termini, perché proprio sono nato proprio all'interno e mi sono sviluppato proprio mentalmente con la devozione al sociale. Cosa ci volete fare? Io penso che sia lodevole invece, perché poi vedo che anche persone della mia età, chi va a fare il volontariato nella Croce Rossa, ecco, quelle forse sono le cose migliori. Io lo ritengo migliore fare un'azione così, vedere le nostre piccole Africa che abbiamo sotto casa, piuttosto che andare a fare un'esperienza in Africa dove magari c'è pericolo che nemmeno ritorni più, o se ritorni a piedi avanti. Per cui
io credo che sia più opportuno, e con le nostre piccole Afriche che abbiamo sotto casa quando usciamo, dare una mano, basta uscire dal portone di casa, si vede molto, molto bisogno di molta necessità da parte di terzi che veramente hanno bisogno di qualcuno che gli dia la cosiddetta mano. E allora, frequentando questi centri sociali, questa parola sociale mi è rimasta impressa. Ecco perché quando vi dico, guardate che il ballo non è sociale. Qualcuno anni fa si inventò questa parola ballo sociale, e io da qui, guardate che il ballo non è sociale, il ballo svolge una funzione, è un mezzo che svolge una funzione sociale. Come la radio degli anni 70, alla quale parlavamo io, De Angelis, WS, gli altri, quando lui stava nelle famose radio di Centocelle, le onde sonore, le Mary e tutte le altre, le Cosmo, eccetera, eccetera, vero De Angelis, è così, lì svolgevamo una funzione sociale, quando telefonava la signora che attraverso la radio, pensare, magari c'era qualcuno della radio che gli faceva la spesa, gliela portava a casa perché quella signora era anziana, non poteva andare, la radio... Quel tipo di radio libera, privata e libera degli anni 70 svolgeva questa funzione. Molte radio, quelle che poi sono diventate commerciali, no. Quelle che a tutt'oggi oggi sono diventate così dozzinali, no. Però quelle radio da quelle siamo nati io, De Angelis e tutti gli altri qui di Stappa Radio, molti di Stappa Radio e le altre radio collegate, e facevamo questo. Il saluto, la telefonata, un abbraccio alle persone sole, un abbraccio circolare. All'epoca a Roma c'era la circolare, no? Il tram che girava tutta Roma in cerchio, era la Eddy. Allora noi, vabbè, sia circolare il tram, dicevamo noi. E quindi con queste battute ironiche si entrava poi nel vivo della trasmissione. Ecco perché il sociale è un aspetto molto, ma molto importante del... per il quale io cerco in qualche modo di dire, guardate che in queste situazioni di CSA deve essere primaria, come da statuto, l'obiettivo sociale. Per cui se ben vengano le gare di ballo, anche se io per esempio, questa ve la devo dire, ne parlavo con Cola Russo, dice, però abbiamo parlato con lo psicologo che dell'Università La Partenope di Napoli. Avevo qui un altro direttore scolastico, il professor Colarusso, io stavamo parlando proprio di questo. Stavamo dicendo, ma che senso ha per un frequentatore di un CSA uscire dal suo centro e andare a fare un'attività, la stessa attività che fa nel suo centro, a farla dentro un altro centro? Che integrazione c'è col tessuto sociale esterno a queste strutture di CSA? Questa è la domanda e l'interrogativo che ci siamo posti noi qui, io insieme a questi esponenti titolati. È chiaro che secondo me la persona adulta, come la vedo io, non può stare con le persone, solamente con le persone adulte. Ecco perché noi come federazione sportiva cerchiamo di integrare col campionato CSA la persona adulta insieme alle persone più giovani. Lo scorso anno è successo che i centri erano 3 o 4 e all'inizio erano confinati nella parte del pomeriggio. Cosa accadeva? Che io mi sono accorto che era come stare a fare la gara nel loro centro. Ho fatto, non è possibile. E li abbiamo spostati al mattino, li abbiamo fatti gareggiare alternativamente con le categorie dei più giovani, ed è stato bello perché un gruppo di giovani, un gruppo di adulti, un gruppo di giovani, un gruppo di adulti, e quindi questi adulti dei CSA che erano mescolati insieme, integrati insieme, come si usa dire di questi tempi, con le altre fasce di età. Questa è l'integrazione, questo è secondo me la... Poi tutto, se poi il comune può fare tutto, può fare le canne, può fare dentro i centri, le può fare dentro le parole, per carità, tutto se può fare, tutto è legittimo, va bene, perché è sempre un'attività psicofisico-motoria che fa molto bene alla salute. Guardate, non potete capire il ballo quanto bene fa alla salute, quante malattie previene, i medici avrebbero sicuramente meno lavoro se ognuno di noi praticasse un'attività sportiva. E allora purtroppo in Italia lo sport sta diventando un lusso,
e speriamo che non ci mettano la tassa per chi va in palestra. C'era un qualche cosa del genere che ti andavano a verificare se tu vai in palestra, come se andare in palestra e non avere la pancia e oppure avere un'attività fisica e psichica migliore fosse un lusso, quando dovrebbe essere la norma. E questo, ecco perché noi come associazioni sportive ci dobbiamo battere per la difesa di questo, affinché lo sport sia comune, sia come una volta all'interno delle scuole, aperto e praticato da tutti. Non può essere così delitto, oppure essere lo sport, l'attività fisica deve essere considerata come l'acqua, deve essere al primo posto, perché quella previene una serie di malattie, va a pesare di meno poi su quello che sono i conti in nero della sanità, perché se la gente sta meglio si ammala di meno, ovviamente è un'equazione, non ve la devo dire io. Stavamo parlando di questo con questi professori ieri illustri, e allora ecco perché questa attività fisica, anche se fa bene, però allora se fa bene facciamola meglio. C'è un campionato ufficiale di una federazione nazionale di ballo sportivo? Allora, una volta la fate lì e un'altra volta venite a fare il campionato nostro. Poi, un'altra cosa, faccio veramente la prima pausa pubblicitaria, un'altra cosa importante per quanto riguarda le competizioni di ballo, io faccio l'invito ai maestri, ai ballerini, e soprattutto ai ballerini, spingete sui vostri maestri a dire non mi portate sempre in quella gara, non mi portate sempre in FIBES, non mi portate sempre di là. Sempre tanti nomi sono quelli, quella di riferimento, quell'altra, e ci conosciamo tutti, no? Giriamo una volta la FIBES, una volta la FITD, una volta da quell'altro, una volta da quell'altra ancora. Così in questo modo si cresce, si fa esperienza e poi, dopo averle girate tutte, si può scegliere la più preferita, la preferita. È come io, per esempio. Sono un po' particolare per prendere il cappuccino la mattina al bar, a me piace ben caldo perché altrimenti non lo digerisco, e con poca schiuma, perché ci sono baristi che ti fanno mezzo bicchiere di schiuma, ma ci guadagnano così, non lo so perché, te lo danno freddo e tu al mattino alle 7 col freddo che c'è fuori tu te metti dentro lo stomaco un bicchiere di schiuma fredda, quindi con tutte le conseguenze che te può fare, no? Allora io quando vado in un bar gli chiedo cortesia un cappuccino bello che ha ben caldo, poca schiuma. Te lo dico una volta e me lo fai mezza schiuma, mezzo bicchiere di schiuma, mezza tazzina di schiuma e freddo. Ma perché? Perché i baristi, a me dispiace dirlo, sono pigri e lavativi, sono dei tirabicchieri la maggior parte. Ditemi il contrario. Perché voi con un bricco riscaldate un pochino il latte, poi lo mettete lì e quello che arriva col latte già che si sta raffreddando gli fa il cappuccino, no? E non va bene, perché già è un alimento grasso, lo prendi a quel modo freddo e blocca la digestione, perché se, poi c'è anche quello che se mangi i chiodi e non gli succede niente. Però c'è per esempio una persona sensibile come me, io ci ho provato, se mi prendo un intruglio di quel tipo io sto male tutta la giornata, mi devo andare a prendere tutto e di più, perché mi blocca la digestione. Allora, se io te lo chiedo una volta e tu non me lo fai, non ci vengo più. Vado da quell'altro, uguale? No. Quell'altro bar ancora, mi tratti male, ti chiedo, me lo fai così per cortesia? No, tu me lo prendi lì freddo, oppure prendi la tazzina e me la riscaldi dentro lì quel arnese che dà il vapore della macchina? No. Tanti fanno questi lavoracci, fanno. E allora, allo stesso modo per quanto riguarda le competizioni di ballo sportivo, voi dovete giratele tutte e poi alla fine venite anche da noi, così vedete anche la differenza. E per cui io vi dico una cosa, diffidate spesso quando il vostro insegnante vi porta sempre allo stesso posto e quando magari c'è sempre una certa cifra, spesso e volentieri alta da praticare. Ok, abbiamo già trascorso 49 minuti del nostro programma, primo blocco pubblicitario e poi questa sera ci allunghiamo perché Stefano Tini mi ha detto io non faccio la trasmissione, puoi andare avanti. Bene, grazie Stefano, grazie a Stappa Radio, RDA Radio, e quindi blocco pubblicitario, a tra poco. Pubblicità.
Inizia un nuovo entusiasmante campionato federale di ballo e spettacolo, Gran Premio Interregionale Lazio, torneo a ranking con 12 stili diversi di ballo, sia in coppia che in squadra, con 8 incontri in diverse località della regione. Non mancare alla prima giornata di campionato, prevista per domenica 8 novembre a Palestrina, presso il centro sportivo Rondinella. Il torneo, ancora una volta, include il Festival dei Ricordi, il premio GDE e il campionato federale ufficiale riservato ai centri anziani. Tutte le informazioni le trovi nel sito fibesroma.altervista.org. Non mancare alla prima giornata di campionato dell'8 novembre prossimo a Palestrina, in provincia di Roma. Gran Premio Interregionale Lazio Fibes FISDA. Ricomincia il campionato di ballo più spettacolare. Ti aspettiamo. GDE Edizioni Musicali. Tutta la musica da ballo che vuoi. Spartiti, demo, brani scaricabili, videoclip e tanto altro. Il tutto lo trovi nel sito edizionigde.it. GDE Edizioni Musicali. La tua musica per ogni occasione. Se pensi che niente ti possa più stupire, certamente non conosci l'Infinito Dancing. L'Infinito, a Fiano Romano, una grande sala da ballo con 400 metri quadri di pista in parquet. All'Infinito potrai ballare in una pista da sogno simile a una baita di montagna e gustare un piatto caldo con le migliori orchestre sempre a rotazione. Il tutto a soli 10 euro. Vieni a ballare in questa caratteristica e storica sala da ballo del circuito Musicando. L'Infinito Maxi Dancing si trova a Fiano Romano, in via di Pacciano, all'uscita del casello dell'autostrada, zona Cineplex. È consigliabile la prenotazione al numero 339 2713101. Per una serata di ballo infinita, vieni all'Infinito. Per la pubblicità su Radio Stop chiama il numero 340 75 59 392. Se vuoi trasmettere sul nostro canale eventi danzanti, gare di ballo, serate di piazza, chiama Cantando, Ballando e Musicando, il ballo in TV, dal 1998 il primo settimanale di informazione dedicato al ballo. Ecco qua, torniamo in diretta, Radio Stapper e Dia Radio, Musicando il Ballo e Radio, controinformazione su ballo sportivo, analisi, attività collegate. Allora, di informazione adesso, dopo le mie disamine, le mie analisi cosiddette personali, opinabili ovviamente, sono così consigli che vi può dare un amico, stiamo parlando come se stiamo al bar, siamo un po' populisti, è vero, guai se non fosse così, anzi noi siamo orgogliosi qualche volta di essere populisti, di essere considerati degli avventori, anche degli avventurieri, navigatori, infatti vabbè, ma comunque l'italiano è il popolo di navigatori, no? Poeti, navigatori, scultori, tant'è vero che c'è una bella poesia che adesso vi leggo nel nostro, sapete, il nostro sito fibesroma.altervista.org, oltre alle diciture in testa c'è scritto: in una notte d'estate senza luna, in un angolo del cielo scuro, abbiamo visto una stella danzare. Quel segno soprannaturale è la nostra ispirazione. Da quella stella siamo nati noi. Dai, ve l'ho detto più volte, abbiamo avuto forse con ispirazione dall'alto di creare questa sorta di avventura per quanto riguarda il ballo, una sorta di passione. Qualche segno soprannaturale lo abbiamo avuto e da qui ecco perché noi abbiamo questa frase che campeggia sui nostri roll-up, sui nostri siti, in tutte quelle forme di promozione dove è possibile scrivere qualcosa, c'è questa una frase del genere. Allora, vediamo un po' all'ultima ora. Assemblea Generale Confederativa del 18 ottobre, definite le date dei campionati nazionali. Questo lo ripeto per chi ha acceso la radio in questo momento, come si diceva una volta nei tempi delle radio libere. Nel corso dell'Assemblea Generale della Confederazione svolta il 18 ottobre sono state ufficializzate le date dei prossimi campionati nazionali di social dance, ballo di gruppo e ballo in coppia, inoltre per i campionati nazionali studenteschi. Le giornate sono state confermate rispettivamente per domenica 3 aprile 2016, ovviamente, per domenica 15 maggio. Entrambe le competizioni si svolgeranno presso il Palacardito di Ariano Irpino in provincia di Avellino. 5 euro l'ingresso per gli spettatori.
importante questo, eh? Quindi cominciamo a fare questa politica, cominciamo a sottolineare, visto che ci sono altre situazioni dove si chiede 14, 15, 12, 10, 20, 25, 35, importante per i tempi che stiamo vivendo. Altra notizia, Gran Premio del Lazio 2016, campionato interregionale Open, attenzione importante, di seguito alla presentazione dei programmi agonistici durante l'Assemblea Generale della Confederazione sono state ufficializzate le date dei prossimi campionati federali nazionali, di conseguenza il calendario del Gran Premio del Lazio precedentemente esposto subirà delle variazioni, prossimamente verrà pubblicato il calendario definitivo del campionato, quindi molto importante, attenzione tutti gli operatori, tutti coloro vicino a questo tipo di competizioni del federali FIBES, prima di recarvi nel luogo dell'evento guardate il sito e tenetevi informati. Allora, ieri durante l'assemblea abbiamo avuto un acceso dibattito. In questi tempi di tecnologia si è alzato un collega giù in fondo alla sala, ha detto: ma dice, io non sono informato, a me che ci vuole a mandare un messaggino, che ci vuole a mandare un'informazione? E abbiamo detto: guardate, in questi tempi di comunicazione di social basta che tu vai sul sito, c'è tutto, trovi i moduli, scarichi, adesso anche tutte le attività comunali, tutte le attività diciamo istituzionali si svolgono online, il futuro è quello, se tu già non ti adegui adesso verrai travolto da quello che è la nuova tecnologia, e c'è la PEC, c'è la firma elettronica, bisogna tenerne conto, neanche a me piacciono queste cose, però quando servono, servono, non c'è dubbio. E quindi ci sono, ma guardate che non è un caso unico di questo, c'è un caso diffuso, ma a me mi deve arrivare la comunicazione, ancora c'è gente che vuole il francobollo e la lettera, ma ve rendete conto signori, con che cosa noi dobbiamo andare a combattere, ma anche all'interno della nostra federazione è così. Forse perché ecco, poco fa, mentre c'era la pubblicità, mi è arrivata la telefonata di un operatore che mi diceva se volevo una riduzione della bolletta elettrica. Io ho detto, guarda, cancella il mio numero perché io non c'ho nemmeno casa, so figurati se c'ho la luce io. Allora, ragazzi, perché arriva di tutto e di più tramite il telefono, il messaggino, quando invece... Io adesso vi dico una cosa, ma dico proprio papale papale, lo dico, vale per FIBES, però vale anche per quelle associazioni minori, che forse già sono un pezzettino più avanti di... Su questo lo dico, bisogna ammettere, dare a Cesare quello che è di Cesare. Allora, quando desiderate un'informazione, l'andate a trovare nel portale, quindi andate lì a trovare. Però c'era un'abitudine comune prima, del famoso invito, che ecco perché molti maestri sono rimasti all'invito, che vogliono essere chiamati, telefonati, devi pregare, senti guarda che c'è la gara, che fai, vieni, che fai, non vieni. Non è così. Nella federazione di riferimento non è così. Vai nel sito ufficiale della federazione di riferimento, lì c'è il calendario gare, tu ti guardi e eventualmente ti informi. Se vuoi partecipare a quella competizione lì, allora se funziona a un livello generale in questo modo, perché tu in altre nella nostra federazione pretendi che deve essere il coordinatore che ti deve chiamare? Abbiamo un sito che è spettacolare, il sito nazionale c'è di tutto e di più, il sito di FIBES Roma Altervista, se digitate nel motore di ricerca FIBES Roma Altervista su BH primo lì, voi ci cliccate e c'è di tutto e di più. Ci sono anche le domande che ci fanno questi nostri affiliati o anche maestro tecnici di ballo non affiliati, per esempio io ci vado, domande frequenti e vi faccio capire, è una sorta di forum, no? Quindi tutte le vostre domande sono pubblicate qui, vi faccio un esempio, tipo... Ho letto che nel regolamento Coppa FIBES la squadra deve essere formata da minimo 10 elementi. Io non arrivo a tale numero, perché non create una categoria per i mini gruppi per consentire di far ballare anche a chi non ha molti allievi? Questa è una domanda che ci è arrivata. Io l'ho resa pubblica, ovviamente anonima, però l'ho resa pubblica e i nostri tecnici, chi di dovere, a seconda del tipo di domanda, gli dà una risposta. La risposta qual è stata? Ed è pubblicata, se andate la leggete in tempo reale insieme a me.
Per risolvere questa problematica abbiamo istituito fin dall'inizio la categoria audizione. In questa fascia si possono iscrivere o vengono collegate automaticamente le squadre che non possono rispettare il regolamento della disciplina, che sono alla pari giudicate e premiate per il punteggio conseguito, pur non disputando gara con gli altri club. Creare un'altra categoria, come suggerisce lei, allungherebbe inutilmente la durata della gara e andrebbe a svilire la caratteristica spettacolare sportiva della disciplina da noi inventata come tale. Questa è stata la risposta che abbiamo dato a questo collega. E per chi non ha capito, per chi sta ascoltando, dice cos'è questa audizione, allora noi, soprattutto io, nel 1998, quando andavo alle gare di ballo a fare le riprese per la televisione, sentivo dire i signori giudici dallo speaker, diceva al palazzetto, i signori giudici possono andare a pranzo, il gruppo tot, la coppia tot rimane in pista per esibizione. Allora dicevo, ma come? Tu fai una gara, giustamente non c'è un'altra squadra col quale tu puoi competere, non c'è competizione, allora che fai? Fai l'esibizione. Ho detto, ma questi che assurdità compiono questi signori? Quella coppia o quella squadra paga un'iscrizione e va a fare l'esibizione durante una gara. Ma come? L'esibizione la fa in piazza, in uno spettacolo pubblico, o quando è il momento di fare un'esibizione? Se gara devi fare gara. Se tu hai fatto una gara, allora, che cosa dalle nostre menti qualcuno dice, ma voi siete creativi, qualcuno ci ringrazia per questo, ci fa anche i complimenti, ma sono le persone intelligenti e le ringraziamo, queste persone che dicono che siamo creativi. Abbiamo inventato una cosa che si fa sempre, che cos'è? L'audizione. Quando tu vai in televisione che devi partecipare a un concorso, fai si chiama audizione, può essere canora, può essere di ballo, può essere di varie discipline. E quindi tu stai davanti ai giudici, o un giudice, due giudici, quello che sia, che ti guardano quello che tu fai e ti votano, o te cacciano via a pedate se non gli piace, oppure ti accolgono. E noi ne abbiamo introdotto questo, che nel ballo sportivo, nella danza sportiva, non era contemplata nel 98. Io sentivo dire, i signori giudici possono andare a pranzo, la coppia tot rimane in pista per voi signori esibizione. Ma che roba è questa? Ma è possibile? Questi dopo che pagano, per stare lì fanno esibizione. Se sei invitato, sì, io ti invito, sei in ospite, mi fai vedere quello che sai fare, mi fai l'esibizione, c'è un senso. Ma tu paghi l'iscrizione e mi fai l'esibizione, e io me ne sto a casa. Questa è una delle altre aberrazioni che ho visto, l'abbiamo corretta con l'audizione. Cos'è? I giudici invece di andare a pranzo rimangono sempre lì, ti guardano, non c'è competizione, perfetto, ti guardano, così tu non hai perso la giornata. Fai la gara tu. Con te, fai l'audizione come se vai a fare un concorso davanti ai giudici, vediamo quanto valgo. Ma vi rendete che cosa bella che dal 2000 propone la Fibes, ancora gli altri ancora non lo so perché non l'hanno ripresa sta cosa qui, mi pare strano, forse perché giro poco, però sarebbe una cosa che io penso che prima o poi anche gli altri si adegueranno, invece che fargli fare le esibizioni dopo che pagano un'iscrizione fanno l'audizione, i giudici rimangono al loro posto, guardano questa coppia che non c'ha ovviamente competizione con altri gruppi o con altre coppie, gli dà ugualmente il punteggio, quanto è 80, 70, così si regola. Il massimo quanto è del punteggio che poteva avere? 100, io ho preso 80, perfetto. Dov'è che ho sbagliato? Ti vai a prendere dallo skating, dalla segreteria, tutti i tuoi risultati su tempo, tecnica e stile. Vedi quanto hai preso in tecnica, quanto hai preso in tempo, quanto hai preso sullo stile. E tu migliori lì, vai a vedere il tuo punteggio. Abbiamo creato una cosa fantastica. E per questo siamo tacciati di essere avventurieri, no? E quindi abbiamo risposto a questa persona e con l'occasione ho fatto anche informazione a quei colleghi, a quei semplici ballerini. E quindi attenzione amici ballerini, quando andate a fare un'esibizione, cioè andate per la gara, non trovate competizione, vi fanno fare esibizione. Pensateci che se invece venite da noi fate l'audizione. E non avete perso la giornata, potete valutare il vostro tasso tecnico ed eventualmente andare a vedere dove migliorarlo. E già è gara, ragazzi, ci siamo inventati la gara quando non c'è gara,
ma semplicemente introducendo qualcosa che già è contemporaneo, che si è fatto da sempre, come l'audizione, cosa che la danza sportiva. E come l'altra cosa che abbiamo tolto, l'altra anomalia, quella del liscio unificato, grande, questa è una grande. Io sentivo, quando io venivo da altri mondi, dopo che stavo nel classico, facevo teatri, spettacoli di teatro con i balletti, fui avvicinato dalle federazioni, ve l'ho raccontato la volta scorsa, perché avevo questa balera, venivano i maestri, poi mi invitavano, ma vieni a vedere, facciamo la gara qui al palazzetto a Frascati, qua vieni a vedere, ma perché non vieni? Vedevano le mie foto con le ballerine classiche attaccate al bar, che venivo, le avevo lì con le artiste, eccetera eccetera, venivano tutte queste ballerine, non dico un toplex, però sapete, hanno quel famoso body scosciato così. E allora creava attenzione, diceva, ma tu che fai? Stai? No, io mi occupo di spettacoli classici, faccio gli spettacoli con le musiche, pipi. No, sai, noi abbiamo la federazione, facciamo le gare di ballo, perché non vi... E mi hanno coinvolto, mi hanno portato, forse ho fatto uno sbaglio, se rimanevo lì forse credo che sarebbe stato meglio. Poi, preso dalla passione, anch'io sono entrato nel mondo federale e andavo in questi palazzetti e vedevo liscio unificato, mazurka, no, giro, poi liscio, il secondo ballo valzer viennese, e vabbè, terzo ballo polka, poi balli standard, danze, noi chiamiamo danze standard, primo ballo valzer inglese, secondo ballo valzer viennese, ma non l'hanno ballato prima? Io ero ragazzino, non di giù, nel senso, stavo avvicinandomi alla danza sportiva prima di studiare tutti i libri. Secondo ballo valzer viennese, andai da un maestro. Maestro, senta, ma non l'hanno ballato prima? Dice, sì, ma cioè, noi abbiamo unificato il liscio con un pezzo dello sta. Ah, dopo un paio di mi sono documentato, ho cominciato a vedere i flecker, le figure oro, le pendenze, tutta la tecnica del valzer viennese, me la so studiata tutta. Ho fatto delle lezioni televisive di valzer viennese su Telesimpari, ho cominciato a vedere che questo qui era un ballo molto tecnico, come tutti i balli standard, no? Sono balli altamente tecnici rispetto alle latine. Le standard sono le danze più difficoltose, poi non parliamo dello slow foxtrot, che è uno dei balli più complicati. E quindi ho cominciato a vedere che questo valzer viennese, per ballarlo discretamente bene, ci vogliono almeno un paio di anni. Allora faccio, ma come un ballo così tecnico sta all'interno, hanno inserito liscio unificato all'interno del liscio? E qui ho detto, come un ballo, io chiamavo la mazurka zumpapà, a polka che fa zumpapà, sono i tre quarti, no, tre quarti, tu ci vai a mettere in mezzo un ballo così altamente tecnico, raffinato, soave, così il valzer viennese. Guarda. È come dare un pugno, come si dice, no? Un colore verde e celeste, non so, quei famosi, come si dice a Roma, i pugni dentro un occhio. E questi lo hanno fatto per decenni, da quando hanno unificato, poi andai da Santinelli, Santinelli, ma mi spieghi questa storia del liscio unificato, come è nato? Ci ho fatto delle trasmissioni, delle disamine, c'è di tutto registrato negli anni quello che ho fatto. E da lì, subito, che a me sta cosa non piaceva, del valzer viennese dentro liscio unificato, da quando io sono entrato in danza sportiva non l'ho mai mandato giù. Poi, assumendo la carica federale, ho cominciato a parlarne con gli altri collaboratori, finché ci siamo decisi, non si può più fare, non si può più fare il liscio unificato, ma già c'è un ballo adatto per la categoria liscia. Perché poi cosa è successo nel corso di questi anni? Avremmo dovuto farla prima sta lotta. Che liscio poi, che è un stile tutto italiano, nelle altre nazioni non ballano liscio, balliamo solo noi in Italia stile liscio, a categoria liscio, a disciplina liscio. È successo che poi molte persone si sono allontanate dal liscio, sono in pochi quelli che ballano il liscio. E girando, studiando, vedendo, facendo le notti, abbiamo visto che già c'era. Poi io ho conosciuto il maestro Giancarlo Giacomo Bono, vi faccio i nomi, che veniva a fare l'animatore alle nostre, che lui sapeva del liscio piemontese. Io ho fatto, senti, fammi vedere sto liscio piemontese, e vedevo sta camminata sul valzer che era lunga progressiva. Da lì c'è cominciata a scaturire l'idea di fare il valzer brillante,
quindi lo abbiamo codificato, abbiamo detto il valzer brillante, quello che si balla da sempre, sullo stile anche romagnolo, non saltellato, è quello tipico romagnolo da gara saltellato, valzer quello classico, quindi con i giri. Abbiamo messo il pendolo al posto della camminata, abbiamo fatto anche il passo di cambio, abbiamo inserito anche un passo di cambio in diagonale centro e il giro rovescio. Molti dicono, anzi, giro a rovescio, perché io giro dritto o giro a rovescio, tanti dico giro rovescio, giro a rovescio se vogliamo usare l'italiano. Quindi si fa anche il giro a rovescio. E noi crediamo in questo modo, e lo abbiamo sperimentato al Gran Premio del Lazio, molte coppie ci dicono, ma cos'è sto? Credetemi, una volta che lo ballano non si staccano più dal valzer brillante. Perché è bello, perché riporta la gente a riballare liscio, riporta le coppie a riballare liscio. Ma questo l'abbiamo fatto nell'interesse di tutti, nell'interesse vostro. Sono pochi, però ci sono, dei maestri che ci chiedono consulenza per fare lezioni di liscio unificato. Siamo andati a farli in alcuni CSA, ecco che mi è arrivato un messaggio, vediamo se è vero. No, siamo sul gruppo pubblico Amici di Musicando. Oggi pochi messaggi, interagiamo poco, sì, perché siamo un po' stanchi, ci stiamo un po' parlando addosso, però stiamo esponendo concetti, io credo, importanti. Allora io mi fermo un altro attimo, vi ho parlato di questo aspetto che è importante, lo concludo allora. Valzer brillante perché quindi noi crediamo di avere risollevato il liscio, lo stile liscio che è italiano, e ci vuole il valzer classico, non ci vuole il viennese, basta con sto liscio unificato. Quindi adeguatevi, ci sono i programmi, visto che copiate tutto, copiate anche questo che fa bene, questa è una cosa buona da copiare, vi autorizzo io, copiatelo, è pubblico. E già ne abbiamo parlato ieri alla riunione federale con gli altri maestri, verranno a Roma l'8 novembre e faremo uno stage di valzer brillante finalmente, insegneremo questi 18 passi di valzer, non solo il valzer inglese, i famosi cambi chiusi 18 passi, ma i 18 passi adesso li abbiamo codificati, che bellezza, anche nel valzer brillante, è straordinario. Poi quando parliamo del valzer di Lupin, quello di Castellina, straordinario vedere queste coppie che girano, che fanno questo passo di cambio, questo pendolo, e noi pensiamo di aver ridato l'entusiasmo alle coppie di riballare quello che è più nostro, il liscio. Ok, io vi ringrazio dell'attenzione, adesso altra pausa e poi ci facciamo una bella chiacchierata col maestro Armando Marcelli. Sì, è vero, a tra poco. Segui le nostre attività multimediali anche su Facebook. Iscriviti al gruppo Amici di Musicando, un altro modo per rimanere in contatto con la nostra redazione. Ti aspettiamo! Lo sai che per insegnare il ballo occorre essere in regola con i tesseramenti e avere l'assicurazione obbligatoria per te e per i tuoi allievi? Altrimenti svolgi senza saperlo un'attività commerciale al buio e possibile di ammenda. Sono tante le possibilità che offre il settore per non rischiare nulla ed operare in piena regola. Tra le tante proposte, noi ti consigliamo l'affiliazione in FIBES. FIBES, Federazione Italiana Ballo e Spettacolo, ente nazionale di promozione sociale e formazione, detentrice dei marchi registrati per Social Dance, i balli di gruppo svolti con qualsivoglia denominazione. Affiliarsi in FIBES conviene, copertura assicurativa globale anche se balli in eventi organizzati da terzi, massimale elevato, franchigia ottimale, consulenza legale e costi molto ridotti, il tutto è senza pagamento di alcuna retta annuale e l'affiliazione vale 365 giorni dalla data della stipula. Allora, sei convinto che entrare in FIBES conviene? Contattaci subito, visita il sito fibesroma.altervista.org. FIBES, quando l'arte del ballo diventa spettacolo. All'Infinito Maxi Dancing ritorna il matinée. Cosa vuol dire? Il matinée, come si diceva una volta, è il ballo pomeridiano delle balere. All'Infinito Maxi Dancing dal 4 ottobre, il ballo della domenica, inizio ore 16. Vieni a conoscere questo straordinario locale da ballo con una pista di 400 metri quadri in legno di rovere. Infinito Maxi Dancing a Fiano Romano, a 10 minuti da Roma, in via di Paciano all'uscita del casello dell'autostrada. Se vuoi ballare la domenica pomeriggio, vieni all'Infinito Maxi Dancing.
La pubblicità su Radio Stap è vincente. Chiama il numero 340 75 59 392. Riprende un nuovo ciclo di trasmissioni ancora più ricco e appassionante con Cantando, Ballando e Musicando, il ballo in TV, anno 18. Un'ampia panoramica sul ballo, la danza e lo spettacolo, con notizie, interviste, servizi per sale da ballo, competizioni, feste di piazza, musica, orchestre e lezioni di ballo. Il tutto esposto con la nostra linea editoriale caratteristica, inimitabile da ben 18 anni. Cantando, Ballando e Musicando, il ballo in TV. Seguila in rete. Musicando, l'unica trasmissione che va a ritmo con te. Come promesso, un quarto d'ora della sua presenza per discutere su queste tematiche irrisolte del ballo sportivo, su questa grande passione che ci accomuna ogni settimana, ho detto non deve mancare. E quindi, di nuovo, buonasera maestro, ben trovato qui negli studi di Radio Stapper e di A Radio 1. Buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori. E quindi con il funzionario federale Armando Marcelli pronti a dibattere qualche tematica importante. L'argomento principale è l'evento di una settimana fa svolto a Fiano Romano, quindi Coppa Fibes. Abbiamo visto questa gara integrata balli di gruppo e balli in coppia, quindi obbligando le scuole a presentare tre balli di gruppo e un ballo di coppia in combinata a sei balli. Ecco, vuoi un po' parlarci dell'impressione che hai avuto di questa idea, che secondo me è vincente per riportare le persone a ballare in gara? Noi stiamo adattando molto la parola sportiva, la stiamo usando noi la sportività. Da quant'è che abbiamo fatto questi cambiamenti? Appunto perché ci stiamo operando della parola sportiva. Noi abbiamo pensato tutti insieme, ma perché dobbiamo fare due campionati, uno distinto per coppia e uno per squadre? Ma facciamone uno che contempla sia i balli di coppia sia i balli in squadra, quindi tutte e due le discipline integrate. Quindi io faccio un regolamento che tu mi balli, tre balli in squadra, poi al secondo ballo ti stoppi, ballano di coppia e quindi si sommano poi i punti dei balli di gruppo con i punti dei balli in coppia. Quindi tu in una giornata noi facciamo un campionato integrato con balli di coppia senza distinguere, perché poi il palazzetto è vuoto quando tu fai solo le coppie, no? Noi abbiamo visto che negli ultimi tempi questo fenomeno ha portato un disgregarsi, gradinate vuote, gente pochissima, spettatori pochissimi. Invece facendo questo si dà un'incentività diversa. Ma poi un'altra cosa bellissima che non abbiamo detto: possono ballare, una coppia fa un cia cia cia, l'altra coppia fa un valzer lento, l'altra coppia può fare una rumba, dunque ballano tutti con lo stesso numero, però cambiano le loro posizioni. Dunque è bellissimo questo, è un'innovazione stupenda. Come la staffetta, hai visto nell'atletica leggera? Esatto. C'è la staffetta, sono quattro persone che si scambiano il testimone, esatto. Però fanno la corsa per la stessa squadra: mazurka, valzer brillante, tango, quickstep, rumba e cia cia cia. Forse poi cambieremo un po' nell'ultima parola il cia cia cia, metteremo magari la baciata, per inserire qualche ballo caraibico, perché magari anche quello fa parte oramai del ciclo del ballo. Come la staffetta, per cui la squadra, quindi il club, la scuola di ballo, può cambiare, o ne ha una che li balla tutte e sei, oppure si trova sei coppie, oppure due si dividono, due, tre, a secondo quante coppie riescono ad avere, si possono suddividere poi l'uscita dei balli in pista. Ma dà un'elasticità totale per colui che insegna, che è colui che porta le persone a fare le gare di ballo. Stiamo dando una totale semplicità, veramente siamo a rottamare il vecchio. I cambiamenti sono duri i primi tempi, ma io vedo che da quant'è che noi stiamo lavorando moltissimo per cambiare, per le nuove tipologie, per addentrarci a questi cambiamenti che ci sono anche della vita stessa, io vedo che le persone comunque si stanno, diciamo, adattando. Poi vedo che c'è molta informazione, ci telefonano, ci chiedono, dunque l'interesse c'è, dunque sta dando molto occhio queste nostre idee nuove, che sono importanti con una società che avanza. Ecco maestro, per cui abbiamo anche la possibilità, secondo me, che durante una gara così integrata non c'è più io balli di coppia, tu balli di gruppo, gli orticelli, le divisioni, balli di coppia e balli di gruppo. Per cui lo spettatore assiste sia alle gare dei balli di coppia e si può appassionare, e viceversa. Quindi c'è questo scambio, questa integrazione, che secondo me questa è l'arma vincente per far risorgere il ballo. Ecco, quindi come trovi questo aspetto che magari
in un palazzetto, in una sala, gli spettatori, il pubblico, i ballerini stessi assistono prima alla gara del ballo in squadra e poi gli stessi che appartengono alla stessa scuola partecipano per i balli in coppia. Ma uno spettatore che viene a una gara di ballo e vede soltanto balli di gruppo, magari una persona che non se ne intende, non c'è mai stata, è la prima volta che entra a vedere questo, ma si dirà, ma l'uomo con la donna non balla più? Ma chissà quante volte l'avranno detto. Dunque noi stiamo dando questa di possibilità di ampliare la visione allo spettatore che non esiste solo il ballo di gruppo, ma esiste anche il ballo di coppia. E questo semplicemente per il club, portando una sola coppia si può fare. Ma stiamo chiedendo una sola coppia. Possibile che in una scuola dove ciclano tante persone non c'è una coppia da portare? Ma è assurdo. Dunque questi signori che non hanno una coppia e bisogna che se la costruiscono, o se la fanno prestare o se la costruiscono di pezza, perché non è possibile che non ci sia una coppia che balla in una scuola. Ecco, maestro, però a mio avviso, opinione personale opinabile, loro il problema lo hanno risolto nel modo sbagliato, avendo poca diciamo lungimiranza su come risolvere questo problema della perdita, emorragia di coppie. Cosa hanno fatto loro? Hanno liberalizzato i programmi di gara. Invece di intervenire a semplificare come abbiamo fatto noi, ci siamo messi un anno a tavolino, abbiamo analizzato, ma il problema qual è? Veramente. A mio avviso andava semplificato un po' come abbiamo studiato noi l'accesso. Questo che noi stiamo effettuando è il facile accesso al ballo sportivo. Si riempono la bocca che dicono che ci sono le coppie. Ma attenzione, stanno facendo ballare la gente che ha più di 70 anni. Gente di 75 anni che balla nelle danze standard. Ma ci rendiamo conto? Ma non è pericoloso? Secondo te mettere insieme diverse discipline per fare un ballo, che ne so, si fa 30 secondi di baciata, poi passi al tango, poi passi, cioè questi come li chiamo io minestroni, a mio avviso diventa difficoltoso per un principiante poter avvicinarsi a queste nuove cose, a queste liberalizzazioni che diventa poi un far west, cioè tu guardi dalla tribuna, tu che sei un maestro, ma quello che cosa sta ballando? Cioè, ma non si fa in tempo a fare tutte queste cose, forse cambiano le verdure, ma è sempre un minestrone. Perché non è chiaro, è confusione, ma tanta confusione, secondo me non dà frutti. Allora, noi abbiamo scremato tantissimo le regole, i regolamenti, queste situazioni astruse, quindi diciamo il nostro motto, poche regole fatte bene, aperte a tutti. Se noi vogliamo che il ballo ritorna ad essere pieno come una volta, che si faceva la notte, bisogna ridare serietà, prima cosa, bisogna ridare semplicità. E bisogna, lo ripeto, io che sono stato un ex ballerino, bisogna dare una classifica a tutti. Quando il ballerino va a casa, che ha finito quella giornata, sa, a due cose è andato bene, a una cosa è andato bene, a due male, però lo sa chi è, però perché gliel'abbiamo detto. Rispondi a me, però quello che arriva all'ultimo e dice io non ci vengo più perché sono arrivato ultimo, quello come lo recuperiamo? Come gli facciamo comprendere che sta sbagliando se adotta questa scelta? Allora, quello che viene da noi e dice io non ho vinto, non vengo più, bisogna che si legge un po' di regolamenti che noi diamo. Va sui nostri canali, ci sono ugualmente scritti i regolamenti, sono talmente chiari, limpidi e puliti, dunque lui capisce e dirà no, io quando andavo a casa ho detto quelle parole, ho sbagliato, perché no, le cose qui stanno così e così. Dunque prima di dire no, io non vado più, bisogna prima leggere e vedere effettivamente se lui ha ragione. Ecco, maestro, noi del nostro staff federale siamo sempre 3-2, quindi abbiamo avuto anche forti discussioni, non è che andiamo d'accordo, qualche volta veramente no, volano i fogli anche nelle nostre, è normale, alle nostre riunioni, normale, no? È normale questo. La maggioranza pretendeva di fare nella combinata 10 balli addirittura, poi abbiamo optato per 8, alla fine abbiamo vinto noi, io mi sono messo in mezzo, no, sono troppi 10-8, se deve essere di facile accesso per tutti, bisogna cominciare con poco, combinata di 6 balli, voi invece volevate fare 3 di liscio, 3 di standard e 3 di latini. Io ho detto no, sono troppi, 2-2-2, se no si allunga la gara, se no poi i costi, le iscrizioni, diventa un problema. Secondo me, adesso tu eri contro di me, però a distanza, diciamo dopo che abbiamo effettuato questo ragionamento, ti sei convinto effettivamente che 2 balli a disciplina va bene? Ho riflettuto molto a queste cose, anche se io prima ti contestavo nel discorso dei 10, adesso ora 6. Tutto sommato, poi facendomi un resoconto bene,
bene, ritengo opportuno che sia valido questo, anche perché noi parliamo di dare accesso, parliamo di riportare le persone a ballare, parliamo appunto di rottamare e rinnovare, dunque non possiamo essere esagerati come gli altri, ma facendo 6 balli e poi diciamo i balli che chiediamo, la mazurka, il valzer brillante, da noi ritirato fuori dal cassetto e portato nella nostra federazione, quick step, rumba e cia cia cia, dunque sono balli abbastanza comuni e i balli che chi anche fa un po' di scuola sono i primi che va a conoscere e a mettere diciamo nelle gambe. Quindi diamo l'appello ai maestri di ballo, preparatevi perché nei prossimi anni, questo lo possiamo già anticipare, noi non vorremmo fare più solo le gare per balli di gruppo, noi vorremmo fare il dancing match, quindi le scuole si devono iscrivere per portare addirittura 3 balli di gara in gruppo e una combinata di per ora 6 balli, va bene così, iniziamo con 6 balli, quindi l'appello, trovate una coppia almeno che faccia o tutti e 6 oppure un paio di coppie che fanno 3 balli a testa. Create anche le coppie, non solo i balli di gruppo, se non ce l'avete ve le comprate, le fate di pezza, ve le fate prestare, ma è importante che le portate. Maestro, voglio partecipare alla Coppa Fibes, mi presti una tua coppia per portarla in gara? Che c'è di male? Non c'è niente. Basta che tesserata. Ma non c'è niente di male, soltanto che questa è una nuova, è un nuovo modo di pensare e siccome che nel nostro settore tanti devono un po' buttare quello che è la vecchia parrucca, devono cominciare ad essere anche più uniti tra scuole, creare anche questo discorso qui, io non ho le coppie, magari qualcuna me la dai tu di coppia, ecco che cosa bisogna arrivare, a dare una comunità, a dare un'omogeneità diversa, altrimenti non soltanto io sono meglio di te, io sono più bravo, io sono qui, io sono là, questo io, è da toglierlo, se no non andiamo mai avanti e non si tornerà a far ricredere a quel pubblico che ci ha lasciato amareggiato di ritornare dentro se non diamo questo aspetto di serietà e di collaborazione più visiva. Se diciamo che il ballo è socializzazione, e questa è la socializzazione, io vengo alla scuola tua, mi presti una cosa e vieni a ballare e viceversa, tu non hai il gruppo, vabbè ti do il gruppo mio, gareggia col tuo nome, andiamo insieme a fare la Coppa Fibes, la cosa più bella, unità e socializzazione, no io sono meglio di te, tu sei meglio di me, io sono l'accademia del ballo, io... Queste forme ridicole, queste grandi parole che hanno portato soltanto una disgregazione nel nostro settore, bisogna rimboccarci le maniche ed essere più umili a creare, a far sì che questi palazzetti o le nostre sale da ballo si riempano di gente, di pubblico e di persone che ballano, solo così riusciremo a fare questa conquista, altrimenti ci si rimarrà fermi, noi no, noi andiamo avanti. Maestro, io sono andato a trovare un'altra maestra di ballo in settimana che ha un'importante scuola. La prima cosa che io gli ho esposto, sì, vieni, attenzione, guarda che non sono le gare come tu sei abituato a vedere da tanti anni. Guarda che noi votiamo con tempo, sincronia, coreografie e stile. Lei mi guarda un attimo e mi fa, questa è un'ex competitrice, un'ex ballerina proprio di alto livello. Fa tempo, sincronia, dice, perché sincronia? Cioè, hai ragione a mettere tempo e sincronia, perché se due persone sbagliano ad andare a tempo, quelli sbagliano la sincronia. Certo. Allora, vedi maestro, chi ha ballato non fa osservazioni, no. Accetta il nostro regolo. Il problema è i soliti parrucconi, come dici tu, che si sono improvvisati organizzatori di gare, di ballo. Ma purtroppo tu sai benissimo, cioè, quante una persone... competitrice ha visto il nostro regolamento, lo ha baciato, ha detto perfetto, vengo e viene, la vedremo. Anche perché chi ha ballato, chi ha avuto l'esperienza e ha provato l'emotività di gareggiare, di ballare, di farsi notare dal pubblico, non può dire che noi stiamo facendo male, perché stiamo dando una realtà diversa, un qualificare di più tutte le persone che ballano nelle nostre manifestazioni. Però a colleghi che dicono il tempo e la sincronia è la stessa cosa nel ballo in squadra, ma questi ci sarebbe veramente da togliergli il diploma, non glielo togli, però gli dici non farti più vedere qui intorno. Non parliamo di diplomi perché lasciamo perdere questo discorso, non portiamo avanti il diploma, bisogna vedere la persona, non il diploma. Però questa gente purtroppo ci sarà sempre. Purtroppo rimarranno indietro, loro non si rinnovano e non cambiano come sta cambiando la società e rimangono sempre nel loro orticello a comandare, a zappettare il loro orticello.
sono sempre quelle persone che contrastano, però poi vanno sempre a scrutare quello che gli altri fanno. Ecco, adesso però vengono travolti dalla tecnologia, dai nuovi tempi, perché chiaramente una volta tu creavi un progetto come questo di Fibes Roma, lo portavi avanti, ci voleva molto tempo, c'era il cartaceo. Adesso questo lo pubblichiamo in rete, tra un minuto lo guardano migliaia di persone, quindi queste persone cosiddette da una mentalità poco aperta, che dicono che tempo e sincronia è la stessa cosa, vengono travolti poi da questo, da questa velocità delle informazioni. Ma è logico che vengono travolti, perché non stanno più non sono più coerenti a quello che sono le esigenze della vita di oggi. Cioè, se tu dici che tempo e sincronia è la stessa cosa, lo diciamo adesso fra me e te, rimane fra me e te, ma se tu la vai a dire su internet, lì ti bruci subito. Ma io penso che ci vuole un coraggio a dire questo, perché una persona che ha ballato o non ha ballato o insegna o quello che è, non può dire questo, si deve informare almeno di queste piccole cose. Maestro, cambiamo argomento, si sta spargendo la voce che cerchiamo ballerine, che non so perché, sai, come parlavo prima, che ci travolge internet, gli amici, si posta di tutto nei social network, le foto, si sta divulgando la voce che io voglio ritornare a ballare, così dopo l'operazione alla gamba, tu pure vuoi ritornare a ballare. Ecco, adesso sono arrivate delle, tra virgolette, offerte, cioè, ma cercate una ballerina, io so ballare. Quando cerca una ballerina, Tony cerca una ballerina. Vogliamo però rispondere seriamente a queste persone, perché sono arrivate 2 o 3 richieste proprio per non essere scortesi. È importantissimo questo, ed è vero quello che tu stai dicendo. Noi stiamo cercando 2 persone per ballare, di fare stage, di informazione, di andare magari nelle scuole a far vedere un ballo. Insomma, diventa più una cosa professionale. Le persone che mi accettano magari debbono sapere che noi non è soltanto il ballo del sabato sera, ma è una cosa che magari diventa un pochino più tecnica, più professionale, insegnare gli altri, e andare a fare uno stage, fare degli stage, insomma, cioè delle persone che vogliono aderire a far parte di questa bella organizzazione. Ovviamente donne. Ovviamente donne, sì, bello. Perché bisogna insegnare un po' di ballo di coppia, ballare, certo, in coppia, e quindi, certo, collaboratrici di federazione. Collaboratrici di federazione, questa è la parola esatta. E se poi sono automunite, ancor meglio, perché magari ci si dà un appuntamento e a tale punto ci vediamo per fare quello, quell'altro, ma una gestibilità, diciamo, abbastanza fluida. Conoscenze sul ballo? Anche principianti che abbiano fatto qualche passo o meno, oppure tante volte può nascere anche una persona che non ha mai ballato, magari che chissà che avrebbe fatto per ballare, o che magari possono benissimo contattarci. Posso aggiungere una parola che certo, di questi tempi nel vocabolario non esiste più? Lo so che cosa vuoi dire. La serietà. La serietà è la cosa più importante. No, aspetta, la precisione, la parola e la serietà. E la serietà. 3 questo... parole che sono sparite da qualsivoglia vocabolario. Questo è vero, la vero. Parola, la precisione e la serietà. E la serietà. Sì, questo è vero. Quindi per chiudere questa bella chiacchierata, noi siamo aperti anche alle altre federazioni. Mi ha telefonato un collega, mi ha detto: ma io sono di un'altra federazione, c'è un'altra tessera, posso venire da voi? Che problemi ci sono? Noi non abbiamo vincoli mica con nessuno, noi non rifiutiamo, la FIBES è aperta a tutti, basta chiedere e informarci. Ecco, invece quando noi andiamo con la tessera FIBES in altri enti, non ci fanno entrare, dicono la nostra tessera non è valida. Ma non capisco perché poi. Non... Vabbè, uno a casa sua fa entrare chi vuole. Io poi penso che questo è un discorso poco lungimirante e poco commerciale, perché se io FIBES, viene uno di un'altra federazione a vedere quello che fa, io sono contento, prendo un cliente. Invece loro no, i clienti non ci vogliono, come clienti non ci vogliono. Proprio a livello commerciale è una politica che non ha senso. Forse a casa loro noi diamo fastidio. E supponiamo che tu, Armando, vendi detersivi, viene un cliente nel tuo negozio e dice: mi dai il tuo detersivo? No, non te lo do perché tu c'hai un'altra tessera. Mi sembra un discorso poco lungimirante. Uno di FIBES viene al tuo stage e tu non lo fai entrare, perdi un cliente potenzialmente. Certo, questo non lo so perché ci sono queste politiche di mezzo. Vabbè, perché magari molti vogliono che tu ti affili con loro, che tu fai la tua tessera, dice: vabbè, la tua non vale, però la mia vale, fatti la mia. La mia vale di più, la mia è più bella, è più colorata.
Ecco, maestro, quindi siamo in conclusione. Io ti ringrazio qui della presenza, abbiamo sempre dibattuto temi importanti. Cosa ti senti di dire ai colleghi, a coloro che magari snobbano un po' queste nostre proposte innovative? Tutti coloro che, diciamo, hanno dei dubbi, vogliono contestare, non gli sta bene qualche cosa, di comunicare ai nostri canali, informarci e fare una telefonata, dove un incontro di dialogo non costa nulla, e loro vedono quello che noi stiamo facendo. Ecco, maestro, all'inizio di questa stagione qual è il tuo auspicio per concludere veramente l'incontro di oggi? L'incontro di oggi per me è stato importante. Da inizio a una nuova stagione di lavoro, abbiamo anche quest'estate, ci siamo messi sotto a lavorare per questo, per rinnovare tutte queste cose, altre cose che abbiamo fatto. Io l'auspicio mio è che penso che noi, non sono pessimista questa volta, sto vedendo che le cose riusciremo a fare nove gare nel tutto questo largo di tempo, dunque significa che stiamo andando avanti alla grande. Bene, grazie maestro Armando Marcelli, tecnico federale FIBES, alla prossima settimana a questo punto. Vi saluto, vi ringrazio a tutti quanti. Se voi non lo sapete, io sono il rottamatore del ballo. Grazie maestro Armando Marcelli, vi saluto, ciao a tutti. Di più di un programma radiofonico c'è Cantando, Ballando e Musicando, notizie, servizi, interviste, anteprime discografiche, attualità e non solo. Cantando, Ballando e Musicando, dal 1998 l'informazione completa sul ballo, la danza e le attività collegate. Ecco qua, allora, risate non mancano mai, ironia tanta, perché bisogna sempre sdrammatizzare, bisogna sì, fare sul serio, ma mai fare sul serio, essere seri, la serietà che dicevo prima, però mai prendersi sul serio, essere sempre ironici di se stessi. Allora, abbiamo dibattuto con questo col maestro Marcelli, perché noi durante il campionato passato abbiamo ospitato in giuria come ballerini, ballerini di altre federazioni anche importanti, anche quelle importanti, insomma, tutte sono importanti, quelle di riferimento principalmente. Poi c'è stata una coppia di tesserati di questa federazione di riferimento, sono andati a trovare una persona di FIBES, i nostri amici, hanno detto: ma sai, io sono stata alla tua confederazione, compiaciuti, no? Che erano stati giudici e hanno ballato anche nella nostra, il nostro Gran Premio del Lazio. E questa persona ha detto: beh, noi siamo onorati, ha risposto, noi siamo stati onorati di averti avuto nella nostra federazione, proprio perché noi cerchiamo di abbattere questo orticello, questi orticelli, questi steccati. Cioè, ma se, io l'ho detto la volta scorsa, ma se vendiamo tutti la stessa cosa, no, se vendiamo tutti fumo, per dire, perché io non posso venire a vendere fumo da te e tu da me? Ci vuole questo interscambio per la crescita sociale, per far riprendere il settore, riprende la vendita di abiti da ballo, di scarpe da ballo, di commerciale del ballo, di musiche da ballo, delle balere, delle orchestre, del sabato sera. Adesso perché? Perché purtroppo c'è una crisi, e chiudo con l'ultima analisi della puntata di questa sera. Il ballo, che ballo in coppia, come, allora, innanzitutto il ballo secondo me lo possiamo dividere in due fasce: ballo in coppia e ballo in squadra. Ballo in coppia, che esiste da sempre, competizioni, e poi c'è questa codifica FIBES dall'86 86-90 del ballo in squadra, social dance o balli di gruppo, che chiamano balli in gruppo. E quindi il ballo lo possiamo dividere in questi due settori. Quindi c'è un ballo collettivo che si è sempre fatto, tipo i famosi Alligalli degli anni 60, eccetera, poi solo quello si faceva di collettivo. E poi, quindi, il ballo di sempre in coppia. Negli ultimi anni, posso dire, vediamo quanti, 10 anni, e negli ultimi 5 maggiormente, quindi da 10 anni è cominciato un cambiamento, più che cambiamento, una contaminazione di questo ballo, una forte contaminazione con altri mix di balli, con altri miscugli, con altre denominazioni, con altre pseudodiscipline che non sono ballo, tipo anche la nostra somblera che è fitness, altre discipline similari al fitness, si parla di bazumba, si parla di avremo esibizione alle prossime gare anche di queste discipline, perché le facciamo vedere, certo non le accettiamo perché contaminano troppo il ballo, però attenzione, quello non è ballo.
Il ballo è quello uomo-donna, lo standard, il latino, il liscio. Noi possiamo considerare il vero ballo quello, quindi cominceremo anche noi Fibes a fare questa distinzione. Le altre sono tutte invenzioni e contaminazioni del ballo che in questi ultimi anni si stanno accentuando e stanno veramente portando ai minimi termini, perché molta gente scambia il ballo col fitness e viceversa, c'è questo mixage. Purtroppo siamo stati costretti anche noi a inventare la somblera, perché magari certuni per fare questi balli similari al fitness sono costretti a pagare un'iscrizione, una quota per stare in certi posti, e non è possibile. Cioè deve essere alla portata di tutti, deve essere gratis, allora per questo il presidente Colarusso ha inventato la somblera fitness. Vi do l'ultima notizia e chiudo questo argomento perché mi sono ricordato di una cosa molto importante. E pertanto adesso il ballo è molto contaminato e quindi corre il serio rischio di andare ai minimi termini attraverso la somblera, il zumba, il zumbo hanno inventato. Cioè ogni giorno che noi apriamo internet o che ci alziamo noi troviamo un mix, una disciplina, un qualche cosa di diverso che contempla il ballo. E quindi c'è una confusione giorno per giorno che andrà sempre a distogliere quello che poi è il ballo con la B maiuscola, il ballo in coppia stile standard latino e liscio e il ballo in squadra codificato Fibes. Sono queste le due espressioni secondo me che meglio caratterizzano, perché poi il ballo in gruppo, in squadra c'è sempre stato. L'uomo dell'antichità che ballava intorno al fuoco in squadra, quello è un ballo, è una coreografia libera come facciamo noi, che è sempre stata fatta. Gli antichi egizi già effettuavano coreografie in gruppo, in squadra no, perché non avevano il numero e non facevano le gare, però in gruppo, collettiva, in maniera collettiva già la praticavano. Già stavo studiando delle cose anche in Grecia, qualcosa del genere, già i famosi passo a due, le coppie, mi sono studiato già parecchi elementi di queste forme antiche di ballo primordiale che poi ci ha portato fino ai giorni nostri. Allora, notizia che ci inorgoglisce, poi chiudiamo il programma, molto importante e ufficiale, che oltre all'Università Partenope di Napoli, anche un'altra università statale ha chiesto i corsi Fibes. Adesso le università, si sta divulgando a macchia d'olio veramente questo fatto che ci sono questi corsi universitari per attività psicofisiche e motorie in collaborazione con Fibes, la Partenope e altri istituti. Non parte da noi, di questo siamo onorati, perché quando sarà ufficiale sarà pubblicato anche sul nostro sito, ma un'altra università statale ha chiesto i corsi Fibes, ha chiesto la collaborazione con la Fibes. Questo è veramente il progetto col quale da molti anni il professor Colarusso sta lavorando per rendere il ballo, per portarlo veramente a grande livello culturale, far sì che ci sia un titolo statale per un operatore che pratica questo tipo di attività, perché come abbiamo parlato nelle puntate passate c'è gente che ha appeso il numero, che ha appeso al muro, pardon, lingua dislessica anche stasera, ci sono persone, maestre e colleghi che hanno appeso al muro nelle loro scuole dei diplomi di ballo, di maestri di ballo nulli per vizio di legge, perché sono firmati da gente che ha la terza media. E questo ne abbiamo ancora parlato ieri a tavolino con tutti gli ospiti nella Confederazione, mentre eravamo in riunione generale. E questo non può essere. E quindi ci vuole anche una certa serietà affinché l'istruttore al quale voi vi affidate, non è più mai istruttore, cominciamo a usare le parole l'insegnante, come vi ho parlato la puntata passata, che si danno titoli di brevetto, quando il brevetto è attribuito a un congegno meccanico, un aeroplano, un mezzo elettronico, una gru, il brevetto è stato fatto per brevettare, lo dice la parola stessa, cioè l'ufficio brevetti antichi, tutti l'abilitazione all'uso di apparecchi meccanici. Quindi non si può dare il brevetto, cioè tutto si può fare nella vita, però è ridicolo dare
a un maestro di un'attività artistica il brevetto di per insegnare questo o quella disciplina. Ma stiamo arrivando veramente all'assurdo in questi ultimi anni con queste contaminazioni che sono vere e proprie leggende metropolitane. Bene, io vi ringrazio, potrei parlare fino a domani mattina, tante altre notizie poi verranno esposte nelle prossime puntate. Ho lanciato questo sondaggio, noi tutte ci saranno le gare ridotte del Gran Premio del Lazio perché ci sono delle coincidenze con i campionati nazionali del 3 aprile e poi ci sono i mondiali di calcio, i campionati europei di calcio a giugno. Il calcio purtroppo distoglie l'attenzione dei ballerini e quindi noi dobbiamo tenere conto a non effettuare coincidenze di finali, semifinali di gare di ballo con le partite dei campionati europei di calcio, quindi che potrebbero distogliere l'attenzione, ma io mi devo vedere la partita, non posso venire alla gara di ballo. Siamo arrivati a questo punto, quindi ne dobbiamo, vuoi o non vuoi, tenere conto. Allora, quindi andate ad informarvi prima di venire alle gare, quali sono le gare ufficiali del prossimo torneo del Gran Premio del Lazio. Io vi saluto, un po' stanco stasera, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alla settimana prossima, iscrivetevi al gruppo Amici di Musicando, gruppo pubblico su Facebook, lì avrete tutte le notizie, quindi vi manderemo poi a cliccare in tutti i nostri canali collegati. Grazie veramente per l'attenzione, vi auguro una buona serata e soprattutto l'invito, quello di ballare, girate, andate a fare le gare da noi, girate, per una volta, venite da noi anche, d'accordo? Buona serata a tutti. Abbiamo trasmesso Cantando, ballando e musicando, il ballo in TV. Stop, ma ragazzi, ma dopo un'ora di trasmissione ancora con il ballo in TV? Ma non avete capito, questa è la radio, Stap Radio. Vuol dire che saremo più precisi nella prossima puntata. Ha condotto in studio Tony Mantineo, tecnico del suono Maurizio Arpesani. Per contattare la redazione di Musicando il Ballo in TV, invia posta elettronica a cosediballo@libero.it. Ehi, non ci lasciare.